Gioco con pescatore, bello A pescatore, poco, bello pescatore, tanto Mariella, ha pesce, visto? va bene, Venerdì pesce, viene a Mariella. me, dai che siamo in ritardo, viene a Ma me, dai, va bene, devo scappare, ciao no, amico, ciao no, amici, ciao, Mariella. alla prossima, ciao, Non ciao, per ciao. andare, no. Grazie. Grazie Mariella. È sempre, è sempre. Quanto ne combina Mariella. Ora col pescatore, non Col dire. pescatore. Bene, noi abbiamo già invito la pubblicità e tra poco ritorniamo ancora in diretta su Radio Telelocale per la nostra notte locale con la classifica della settimana, l'airplay, cioè i brani più trasmessi nelle radio questa settimana. Pubblicità. Radio Telelocale Spot. Panificio San Giuseppe di Salvo Cullo. All'interno troverete una vasta scelta di tavola calda, biscotti e pane realizzato con grani antichi della nostra tradizione. Genuinità e gusto per voi. Veniteci a trovare in via Sansone a Chiaramonte Gulfi. Oleificio Melfi. Estrazioni olio a freddo tramite i più moderni e funzionali impianti di molitura. Oleificio Melfi si trova a Chiaramonte Gulfi in contrada Fontanazza. Per info 0932 921 050. A Fontana, ristorante pizzeria. Vieni a gustare la nostra specialità, lo scaccione. Per informazioni e prenotazioni contattare lo 0932 927 768, Contrada Fontana, Chiaramonte Gulfi, servizio a domicilio. K-Color, finiture interne ed esterne, sistema tintometrico, decorativi e carta d'apparati. Realizziamo il colore della vostra scelta in soli 5 minuti. Corso Ghenne di 139 Chiaramonte Gulfi. Per informazioni 0932 925 279. Immerso nelle ridenti campagne eblee, sorge l'agriturismo Valle di Chiaramonte, una location ideale per organizzare ricevimenti, eventi e pernottare. Piano Zacchi Chiaramonte Gulfi. Oggi ho proprio voglia di... ecco, un bel panino o una crepe. Voglio di panineria creperia di Giovanni Terlato. Piazza Santissimo Salvatore a Chiaramonte Gulfi. Stanca del solito taglio, del solito colore, del solito stile? Vieni nel nostro centro Joël di Graziella Cognata, in via Cappella a Chiaramonte Gulfi. L'agriturismo Parco degli Ulivi propone una vasta gamma di menù, sia di carne che di pesce, legumeria e giro focacce, dedicandosi alla tradizionalità dei sapori siciliani. L'agriturismo Parco degli Ulivi si trova in Contrada Morana a Chiaramonte Gulfi. Pizza alternativa? Vieni a trovarci al cortile Chiaramonte, Corso Umberto 110 a Chiaramonte Gulfi. Il servizio animazione, hashtag Develume la tua festa. La nostra animazione è sicuramente la scelta ideale per tutti coloro che vogliono la certezza di un evento divertente e musicalmente perfetto. Con l'energia ed esperienza del nostro staff sapremo soddisfare e divertire voi e tutti i vostri invitati, offrendovi un ventaglio completo di proposte per coinvolgere tutti in un divertimento senza fine. Inoltre, il nostro staff sarà in grado di creare l'atmosfera giusta al momento giusto. Radio Telelocale non è solo un sinonimo di divertimento, ma anche di eleganza e professionalità. Ringraziamo i nostri partner commerciali e rientriamo in diretta per l'airplay, cioè la classifica parziale dei brani più trasmessi momentaneamente dalle radio. Radio Telelocale Airplay. I 10 brani più trasmessi dalle radio. Ebbene sì, iniziamo con la classifica dei 10 brani più ascoltati. Decima posizione, tutta al femminile, Fiorella Mannoia con Che sia benedetta. E ancora nona posizione, Jamiroquai con Cloud 9. Ottava posizione, I feel it coming, The Weeknd. Alla numero 7, i Clean Bandit con Rockabye. Bene, abbiamo appena ascoltato alla settima posizione Clean Bandit e proseguiamo. Sesta posizione Samuel con Vedrai. E quinta posizione il grande Tiziano Ferro con Il Conforto. Fare con me, col
questa città confonde, allora siete in due. Per non farmi scappare, mi chiuse gli occhi e consegnò la chiave a te. Adesso sono certo della differenza tra distanza e lontananza. Sarà che piove da luglio, il mondo che esplode in pianto. Sarà che non esci da mesi, sei stanco, hai finito e sorrisi soltanto. Per pesare il cuore con entrambe le mani ci vuole coraggio e occhi bendati su un cielo girato di spalle. E dopo la quarta posizione, tutta l'italiana, passiamo con un'altra canzone alla quarta posizione, Katy Perry con Shine to the Rhythm, per salire poi alla terza posizione Paro Stella con All Night, ed ancora seconda posizione Ed Sheeran con Shape of You, per andare al primo posto come la scorsa settimana il grande Francesco Gabbani, vincitore Sanremo 2017 con Occidentali Scarma. Enjoy Radio. Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico. Nella tua gabbia due per tre, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi. L'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, storie dal gran finale, sperasi. Comunque vada Pantarei, I'm singing in the rain. Lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia nuda palla. Occidentali scarma. Piovono gocce di Chanel su corpi asettici. Mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili. Tutti tuttologi col web, coca dei popoli, oppio dei poveri. Cercasi, umanità virtuale, sex appeal. Comunque vada Pantarei, I'm singing in the rain. Lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. Torniamo ancora qui on air, sono le 12:27, mezzanotte 27, e non possiamo dimenticare i nostri saluti a Emanuela che ci sta ascoltando e ancora Elisa che ogni volta ci messaggia. Poi, salutiamo tutti quelli della diretta Facebook, sono stati davvero in tanti, tantissime visualizzazioni, ma chi ha messo il cuoricino, chi ha messo un mi piace, quindi li salutiamo. Allora Elisa... vabbè, Vito, la nostra Lorella, Fabiola, Marta Romeo, Luca Terlato, Giuseppe Pavone, Alma Mentune e Mohamed. Bene, 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 sono stati davvero in tanti. Poi sono arrivati tanti messaggi, salutiamo. Allora, arrivano, sì, Giuseppe, Gloria, Vito e Paolo. Bene, ora vediamo chi si è aggiudicato il nostro Radio Jukebox. Non lo possiamo ovviamente svelare ora. E a questo punto, sì, c'è qualcuno che vuole fare qualche saluto? No. Non c'è? Tre? No. No. Emanuela. Sì. Eh? Ti sta ascoltando?
Salutiamo Emanuela. Emanuela, come stai? No, Mariella è una, Emanuela è un'altra. Sì, un'altra. Sì, sì, un'altra. Mariella è una, Emanuela è un'altra. Sì, è uno, Mariella un altro. Sì. Ciao Mariella, come stai? Emanuela. Mariella. Ah, Mariella. Sì, Mariella è una. Sì. Manuela è un'altra. Mariella è un'altra. Sì. Mariella è un'altra. Ok. Ha un altro. Ha un altro, Mariella. Sì. È un pescatore. Saluti a tutti, siamo in diretta. Giovanni Guerrieri, il mio maestro. Il maestro Giovanni Guerrieri. Lui è sempre il mio maestro. I Guerrieri sono sempre tutti maestri. Ma perché lui non vuole parlare qua su sì? radio? Su radio. Perché? Ma tu liberamente puoi fare quello che vuoi, tre. È una garanzia la parola che termina per ano. Certo, sempre. Una garanzia di cosa? Garanzia. Di cosa? Di cosa? Bene, bene, la nostra Paola. Mi ha portato di mano. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Ebbene, bene, da dove derivano queste parole? In questo caso ci vuole. Bene, 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 bene. Ok, vi lascio. Vado via, vado via, vado via pure io, vado via pure io. Allora, ritorniamo a parlare di cazzate. No, volevo dire di notizie pazze, di notizie pazze. Il curioso significato di tre termini che usiamo tutto il giorno. E il primo termine è matrimonio. È patrimonio. Davvero curiosa è l'origine di questa parola, che sta per madre, matri e dovere per monium. Il matrimonio è quindi il dovere legale della madre che acquisisce nella cerimonia di allevare i figli. Questa parola ha un contrario che però si usa in un senso completamente diverso. È patrimonio, che ha la stessa origine ma opposta e significa dovere del padre. Il dovere del padre in passato era quello di gestire le ricchezze della famiglia. Bene, allora scopriamo un altro termine, quello della tartaruga. Tipo tartaruga, no? Altra parola del significato veramente curioso, appunto, dicevo, è quello che è con cui si indagano alcuni dei rettili più tranquilli che ci siano, le tartarughe. La parola deriva infatti, ora sembriamo su Geo e Geo, no? Tutti i programmi della Rai li facciamo noi. La parola deriva infatti dal greco e non fa riferimento alla loro lentezza o alla loro calma, bensì, attenzione, al loro aspetto mostruoso. Infatti il nome della tartaruga deriva da abitante del Tartaro, che è la parte più profonda dell'inferno, beh, quella la sappiamo tutti, no? Quella dove si trovano i mostri peggiori. Il suo aspetto, che non è sicuramente bello, fa derivare da lì questa parola, sebbene sia il rettile meno mostruoso che esista, ovviamente, perché ce ne sono di più mostruosi. Quindi abbiamo svelato anche il termine della tartaruga. E andiamo avanti con il terzo termine, quello di robot. Robot, tutto con la R. In prima posizione. Robot. Un termine che tutti usiamo ogni giorno, oramai, per indicare le macchine che in qualche modo stanno già sostituendo il nostro lavoro. L'origine di questa parola, spesso ritenuta inglese, invece è di un altro stato dell'Europa dell'Est, precisamente della Repubblica Ceca. Il suo significato è davvero particolare, significa infatti lavoro forzato, con l'eccezione negativa di lavoro dello schiavo, ed era usato proprio per indicare i servitori delle ville. È legato alle macchine perché un autore di fantascienza lo nominò relativamente alle macchine servitori in una sua opera. Bene, allora, tre parole, tre significati che abbiamo svelato. Di parole le nostre già matrimonio, tartaruga e robot. E robot, sì. Vincenzo, no, dico, stavo dicendo, le nostre chat di questa sera, sono di parole... Ne hanno più di una. Ne hanno più di una? Tipo chi sono? No, c'è una discussione in corso che non vogliamo tranquillamente prendere. Potete anche messaggiare sì. sul vostro WhatsApp, no, sulla chat di Spreaker.com. Mariella. Sì, salutiamo. Vabbè. Mela pa? O pela ma? Tre, pela ma o mela pa? Mela pa. Mela pa? Sì, francese. Come sta va? Se va bene, professore, lei è fuso. Professore, non è francese. È fuso questa sera. È fuso, no, francese. Professore, tra poco tocca a lei. Si prepari, eh? Sì. Professore, ne ha dette di tutti i colori questa sera. No, ne ha sparato.